Siete i benvenuti. Ma prima di farvi entrare dove Dracula dimora, devo fare un incantesimo che vi renda invisibili a lui e ai suoi amici mostri. Questo è il luogo dove di solito gli umani non possono entrare. È un rifugio per i mostri, dai terribili uomini di cui hanno il terrore. E voi siete così, uomini. Soprattutto piccoli uomini e piccole donne. Se dovessero scoprirvi, le conseguenze sarebbero terribili. Oh. Ma voi sapete perché Dracula non vuole che gli uomini si avvicinino a lui e a sua figlia? C'è una storia. La leggenda della Dama Bianca del castello di Dolce Arte. Narra di una giovane donna che per amore del suo futuro sposo non volle cedere alle corti di un nobile e per questo morì di stenti nelle segrete del castello e di suo amore con lei. Ma la leggenda è sbagliata. Fu solo la donna a morire, ma non di stenti e privazioni. E non è un mistero chi fu ad ucciderla. Sono stati quelli come voi, gli uomini. Hanno ucciso l'amore del conte Dracula come dei veri mostri. Una notte assalirono il castello con torce ed armi, una folla inferocita dalla paura dell'amore tra due esseri diversi. La donna si nascose nelle segrete del castello, ma lì fu trovata ed uccisa. Il conte Dracula, distrutto dal dolore, riuscì a mettere in salvo la loro bambina e da allora si è rifugiato in questo borgo, impervio e mostruosamente arroccato. Ha fatto costruire questo luogo per proteggere il suo amore e la sua bambina. Siete pronti per l'incantesimo? Spargo su di voi questa polverina fatta di lacrime essiccate e non di farina, di due cose di lucertole e di un'unghia di ranocchio che vi renderà invisibili ad ogni mostruoso occhio. Ecco, per un po' sarete invisibili ai mostri, ma sarà meglio che vi accompagni. Non vorrei che vi perdeste nel nostro alborgo. Mi viene paura. Ettore, meno male che mi sono arrivati tutti i pezzi, mi sono rimesso assieme a fatica. Oh, questi viaggi mi stancano troppo. Non mi stupisce, caro. Quando ti dico che devi fare un po' di sport, sei troppo rigido. Guarda che si vede! Guarda, way! Ben trovati! Oh, caro Yunis, vecchio mio, quanto tempo! Eccoci di nuovo qui! Del resto un po' di ferie ci vogliono! Piangi! Io non vedo l'ora di venire qui tutto l'anno! È un posto così incantevole! Provi, caro! Dimmi qualcosa! Dimmi qualcosa! Che hai! Nonostante le gravidanze, ma piangi! Vedo che abbiamo bell'uomo chiato in arrivo! Che bello! Già, la famiglia si allarga! Per tutti i pari! Mi domando se la proposta! Ragazzi, ragazzi, state tranquilli, state un po' buoni, dai! Ragazzi, basta! Guarda come piace! Basta! Guarda, non darlo così troppo a prendere, dai! Andiamo a cercare le nostre stanze piuttosto prima che distruggano tutto l'alborgo. Un'occasione speciale quest'anno, eh? 118 anni la nostra piccola Mavis. Come passa il tempo? Sembra ieri che abbiamo festeggiato i suoi 60 anni, era una cosettina. È vero, che tenerezza, me la ricordo ancora. Ve la ricordate? Quando girava per il castello con il caschetto in testa e cercava di trasformarsi in pipistrella e volare. E invece... E invece cadeva sempre giù, giù! C'è tale bisogno di relax! Con questa vita frenetica! Che
mica te poi, povera cara, con tutti questi marmocchi sperlacchiati da tenere la porta. Chissà che fatica! Ragazzi, ragazzi, ma non girate attorno a zia Yuni, stai! Ragazzi, basta! Mi sembra di intuire che ci sia qui intorno anche l'uomo invisibile. L'avete mica visto? Certo che è così sfuggente. E come vanno gli affari, Wolf? Che ti devo dire, vecchio mio, che ti devo dire? Ragazzi, giù le zampe. Dai, basta. Sono adorabili, Forse un po' troppo vivaci. Dice uomini, con una famiglia così numerosa. Poi c'è crisi. Faccia! E anche nel settore dei cambi non ce la passiamo tanto bene. Aia! Ma chi è? Ah! Sei tu, uomo invisibile, eh? Allora ci sei! È un piacere vederti! Cioè, insomma... Poca confidenza! È una sagoma! Ehi, 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 eccoli qua! Si sentiva la mia mancanza, Ben arrivato, Marley! Allora, come butta? Una favola, Wayne! Una favola! Frank! Ti vedo pezzi! Dimmi, è vero che c'è traffico? Ho fatto bene a spedirmi per posta! Non farci caso, la sua è una fissazione! Vabbè, ma io che croce direi che c'è tutto! Però con Frank non si può mai sapere! Comunque no, che traffico, io sono venuto liscio come Dio! Ho seguito le indicazioni di Google Faraone! Sarcofago 95 dopo la spinge a destra, poi tutto dritto ed eccomi qua! E invece ci sono notizie del vecchio Drac, eh? Ah, figurati! Sono ancora intento a sbrigare le ultime faccende per la festa di stasera, sai? Sai come ho fatto? Envy! Come se non sapessi che sei stato tu, sai? Che scherzi da poltergeist! Frank? In che stanza ci avranno messo? Quella dell'anno scorso, spero! E lontano dalla famiglia Wolf! Con quei marmocchi latranti! Conte Dracula mi ha chiesto di leggervi questo. Cari amici, benvenuti al Transilvania Hotel. Come ogni anno cercheremo di rendere mostruoso il vostro soggiorno. Ci saranno eventi e sorprese. Potrete godere della nostra Beauty Monster Farm. Il nostro ricco buffet a vostra disposizione H24. Cibo gratis! State tranquilli. Il nostro territorio è completamente deumanizzato. Vi ricordo la festa di compleanno della mia vampirina Mavis. Quest'anno sarà un evento memorabile. Bene, ora sistematevi pure e buon soggiorno per di là, signori. Dracula sarà in sangue di giugno, è vero, cara? Andiamo nello stanzi. Metti qua, giusto? Sì. Andiamo, ragazzi. Andiamo, banda. Non parete. In fila per due, ragazzi, dai. Ve sarà una favola, come sempre del resto. Fiesta! Frank, hai prenotato un tavolo esterno per cena? Certo, cara, esterno. Beh. E Frank, ti sei ricordato di dire che sono allergica al dragoncello, vero? Certo, cara. Bene. Dove sono le mie valigie? Più tardi vorrei fare proprio un bagno in piscina e farmi fare un bel massaggio dall'este piovra. Saranno in grado di stirarmi il vestito per la festa, vero? Frank? Ma dove sei finito? Cosa serve, Frank? Oh. Avevi detto che compiuti 118 anni sarei potuto andare nel mondo come tutti quelli che arrivano al borgo.
E chissà, i bambini così sono stati, io invece no. Ah, è una vergogna che la mia età io non sia mai uscita da queste quattro mura. Ma vampirino mio, lo so che è pericoloso, tesoruccio. Lo faccio per te. Sì, ma tu me l'hai promesso. Me lo ricordo benissimo. 30 anni fa stavamo mangiando topi alla griglia e tu mi hai dato la tua parola. Cos'hai da guardare così? Non sei d'accordo, forse? Non mi pare di chiedere molto. Vampirina! Tesoruccio, sei sveglia? Oh! Tanti, 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 tanti auguri e buon compleanno! Grazie, papà! Allora, pronta per i festeggiamenti? 118 anni sono un bel traguardo, eh? Però prima, io e te andiamo a caccia di scorpioni! Papà, non ho voglia di andare a caccia di scorpioni assieme. Non ho più 80 anni. È vero, tu sei cresciuta, ma io ricordo te ancora tra mie braccia mentre cantavo Ninna Nanna. Ti ricordi Ninna Nanna? Il motivo che faceva soffi, soffi, ti vorrei, di sanguata i piedi miei, mostri ti masticherà e le braccia strapperà. Papà, io non sono più una bambina e tu devi mantenere la tua parola. Non far finta di non ricordare, lo so che lo sai. Se tu vuoi andare a conoscere il mondo, bene, va pure. Lo sapevo che finiva così. Papà, tu mi hai dato la tua parola e lo sai che la parola di Paolo è sacra e che la fiducia è il cuore nel... com'è che era? Ho detto, va pure. Dici sul serio? Sì, bambina mia, tu sei già abbastanza grande per guidare carro funebre, quindi tu puoi andare. Andare nel mondo io? Sangue di grazia, ma è fantastico! Ma cosa stai facendo? Ma vampirina, ma per tutte le arterie, ma stai andando via per davvero? Preparo la valigia. Vado in paradiso, c'è un po' di roba che potrebbe servirmi. Paradiso? Paradiso? Ma sì, quel posto dove vi siete conosciuti tu e la mamma. Dove è successo che avete fatto? Sì? Aspetta. Dove hai preso questa cartolina? In un tuo cassetto, ma lo stavo frugando. Perché non mi racconti come vi siete conosciuti? Oh, è stato un colpo di fulmine. Io e mamma ci siamo innamorati subito. Il paradiso, oh, quanti ricordi, si chiama Hawaii. Hawaii? È un posto meraviglioso. Beh, io voglio andare lì, voglio conoscere gli umani, lo sai, ma io più grande desiderio. Ma sì, vampirina mia, ma come facciamo? Come con la festa? Gli invitati sono già tutti arrivati. Papà, non credi che io sia un po' grandina per queste cose? Intendiamoci, mi piacciono le feste, però io vorrei conoscere persone della mia età, fare nuove esperienze. Va bene, allora se tu vuoi conoscere umani e non allontanarti troppo, possiamo fare così. Non mi guardare con quell'espressione, io lo sto facendo solo per lei, per proteggerla. Allora, tu puoi andare in fondo alla strada. Dopo la curva grande, al di là del castello, c'è un villaggio di umani. Tu puoi andare lì e puoi ritornare in tempo. Per i festeggiamenti della tua festa. Mi sembra abbastanza, no? Come prima volta. Beh, non saranno le Hawaii, ma come prima volta può andare. In ogni caso incontrerò gli umani. Grazie papà, grazie, lo apprezzo molto. Ma sì, vampirina mia, mi raccomando, non volare, se no spaventi gli umani. Ti voglio bene. Anch'io, San Bisughella. Che cos'hai da guardare? Compio 118 anni, non potevo fare altrimenti, glielo dovevo. Va bene, invece, gli ho mentito sugli umani, ma l'ho fatto solo per lei, perché io voglio tenerla al sicuro. Speriamo solo che gli zombie facciano bene il loro lavoro di attori, che spaventino Mavis in modo tale che possa ritornare da me, suo papà. D'altronde cosa sto facendo? Sto solo dimostrando la cattiveria dell'umanità, degli umani. Poche parole, dai, eh? Andiamo a vedere. La mia! Thank you.
piacere e credo da dire il vero di essermi perso. Ah! Ma tu sei un umano! In quali siti dove sono i tuoi amici? No, 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 sono da solo, io l'ho detto, io mi sono perso, sono da solo. Ascolta, io non vorrei darti noi, che possiamo darci del tu. Mm-hmm. Io ho visto che giù di sotto ci sta una festa in maschera e, amico mio, il tuo mantello esagerato, bellissimo, con tutto il colletto. No, ma hai anche i denti finti, che figata! Ascolta amico, dimmi dov'è che si balla? Perché io ho un ritmo nel sangue. Devo sangue, giusto appunto, sì. Anzitutto fammi vedere che cos'è qua dentro. Ah, qua ci c'è un po' di roba mia che mi porto. Aspetta, mi porto dietro. Cos'è questo? Ah no, quelli. Dai, sai che è casa di topo morto. Ma quelli hanno bisogno di una terra disinfettata, in effetti, però. C'è tutto qua. Quello? Quel cos'è? Vuoi essere strumento per controllare la mia mente? Tu vuoi leggere i miei pensieri? Vuoi ma a no, te? Ma scialati, fratello, ma che pensieri? Cos'è scialati? No, è musica, senti. Che tipo di musica? È musica. Che tipo di musica? Senti qua. Sei pronto? Prontissimo. Uno, due e tre. Senti, tu devi andare via di qua perché mai nessun umano è riuscito ad arrivare qua se qualcuno ti vede. La garanzia di questo alborgo non è appunto più garantita, capisci? Ma la situazione di questo alborgo non è più garantita. Amico, io adoro la tua voce stile Dracula, tipo... Senti, mi... Papà! Mi devo ancora cambiare, poi arrivo, aspetta solamente un attimo. Ecco, tu, Mary, se mia figlia se vede te, capisce che io ho mentito su umani, capisci? Cosa vuol dire mentito umani? Mavis, sì, è Mavis. Amico, questo è un posto pazzesco. No, ma tu devi andare via, tu devi andare assolutamente via. No, no, tu devi andare via, nessun mostro ti deve mai vedere, capisci? Ma io voglio vedere. No, 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 tu adesso vai via assolutamente. Ucciderlo, non posso. Assolutamente. Sì, perché se no noi mostri torneremo indietro di 100 anni e poi non ne ho voglia. C'è qualcosa che... Faccio qualche cosa, sì. Sì, idea vampiresca, sì. Io trucco te. Mi trucchi? Sì. Ah, per la festa, sì, tipo un costume, un trucco, tipo da mostro. Sì, 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 arriva... vedrai che bella festa ti facciamo, vieni. Sì, ma tipo... Oh, questo va proprio al caso nostro, ecco, sì. Ma i pirati li vedi, quelli che sto per dire come... Sì, sì, questi ti donano, non ti preoccupare, vai. No, fai questo, mettimi la mano, con calma, non avere fretta. Oh, dai, che sono un mostro. Sì, ecco, aspetta, però non è finita, fai vedere, ecco qua la cosa che mi... Ma anche tipo le cose sulle spalle che mi... Sì, tipo... Ecco, vieni con questo. Sì, adesso facciamo noi... Oh, calmo! Non ti preoccupare! Ai, oh! Per truccarsi bisogna anche soffrire, tieni! Ok, questo va bene. Ora prendiamo questo qua, facciamo così e... Come oh, si dice? Ma come calma! Ecco qua, e te voilà! Oh. Così? Perfetto! Sì, così sì. Mi sento già tipo... Sì, tu sei proprio un mostro, però tu adesso devi andare via, perché se ti vedi di mostri non va bene. No, aspetta, mostri? Sì, mostri. Stiamo parlando di mostri? Sì, tu devi andare via. E dove vado? Io vedo dei mostri. Sì. Mi stai dicendo che vado di là e vedo dei... Papà! Così. Sì. Allora, sei pronto? Sì, un attimo. Volevo dire che non so se che ci... Non mostri, tu devi andare via, devi andare via. Ma che cazzo è? Tu devi andare via, devi tutto bene, Miss? Sì, credo di sì. Chi è lui? Lui? Lui chi? Come chi? Lui! Niente. Papà! Papà? Sì, sono la figlia di Dracula. Ecco, ah, no, nel senso che vi siete travestiti, siete mascherati e tu fai la figlia di Dracula. No, e sul serio, guarda. Non vedi i canini? No, ecco. Mavis, io sento voce di Eunice che chiama te, senti, Mavis, sì, ecco, tu vai pure, non ti preoccupare. Mascherati, che dio zia.
Cioè, tu sei davvero un conte d'amico, per piacere lasciami andare, io ho ancora tantissime cose da vedere, non voglio morire qua, per piacere, tu me lo dici? Umano, smetti di parlare, di blatterare, io non riesco più a pensare, devo ragionare. Cosa posso fare? Ma tu vuoi succhiarmi il sangue? Sangue? No, sangue umano, essere troppo grasso, pieno di colesterolo, no. Ma amico, ma tu sei Dracula, no? E complimenti, ma io è una vita che non bevo sangue umano, io tengo la mia salute. Cioè, allora... Ah, tu sei proprio il conte Dracula, tipo... Sono il conte Dracula! Io ho mai fatto queste cose, mia vita umana no, capisci? Vabbè, d'accordo, scusa. E ho capito, però, solo una domanda. Sì. Precisamente, questo posto. E che cos'è? Questo posto l'ho creato io. Questo posto serve per accogliere tutti i mostri, per proteggerli dalle persecuzioni di voi umani. Qui i mostri vengono con loro famiglie e stanno in tranquillità, in pace e serenità. Figo. Un hotel per mostri. Ecco, sintetico ma efficace. Sì, va bene. Sì, però... Johnny, tu devi andare via. E se vedi qualche mostro... No, cosa... tu devi andare via. Papà, volevo anche dirti che... Sei ancora qui. Sì, ma lui stava andando via, vero Johnny? Sì. Stava per farmi volare via. Simpatico, eh? È molto spiritoso! Oh, ma forse qualcosa in occhio? Aspetta un attimo che io guardo. Se tu tieni ancora tuo zaino, mi raccomando, fai attenzione a quello che dici. Scusami. Solo una cosa però. Cioè, quando voi vi trasformate in pipistrelli, beh, non avete i vestiti o sono in mini pipitaglia? Chi è esattamente lui? Un idiota. Mavis, io voglio fare tua festa grandissima, splendente e galattica. E allora ho pensato che c'era bisogno di persone di tua età. Hai la mia età? Beh, sì, quanti anni hai tu? 118. 118? 118? E io ti facevo un pizzico più giovane. Davvero? Sì, io organizzo e lui aiuta me. Aiuta? C'è qualcosa sotto, papà? Assolutamente no. Vero Johnny che tu aiuti me? No, non c'è nulla sotto, io lo aiuto. Allora, ci vediamo alla festa. Possiamo ballare insieme se ti va. Figo di mobile! Figo, dove vai? Vieni qua, assolutamente vai. Tu non andrai. Ma mia vita mi ha chiesto se non andare via. Vai a festa, silenzio! Tu non vai a festa. Tu adesso prendi e te ne vai. E se incontri qualche mostro, ecco, non parlare con loro, anzi meglio che nessun mostro veda te. Presto, vai! Umano. Però io non mi fido, è meglio seguirlo, non si sa mai. Quasi vado, guarda che se non vieni subito qui io ti do in pasta la signora Gremley. Conto fino a tre. Uno e mezzo. Due. Ah, eccoti qui, bravo topino. Ma dove ti hai cacciato? Da quando è arrivato quel Johnny Stein? Ti comporti in modo strano. Cosa vuoi dirmi? Non ci posso credere. Johnny? Un umano? Ma ne sei certo? Ma certo, il tuo fiuto è infallibile. Beh, ma allora io non vedo l'ora di dirlo al conte Dracula. E sì, perché forse me lo farà cucinare in qualche modo strano. Che so, forse in salmì o ripieno di orecchie di elfo, bollito in salsa di scarafaggio. Ah, questi sì che erano piatti degni di MasterChef. Non come questa roba monster vegana che mi tocca preparare ora. Ah, da quando Dracula ha smesso di succhiare il sangue umano è diventato strano.
Del resto, quel simil sangue non è la stessa cosa. Comunque dobbiamo subito avvisarlo. Come? No! Lui lo sa già? Ma allora vuol dire che il conte ha mentito a tutti, soprattutto a Mavis. Dobbiamo avvisarla. Sì, ma se il conte ci scopre, la sua vendetta sarà terribile. Presto, presto, Quasimodo, vada ad avvisare Mavis e mi raccomando, sta attento, andiamo, andiamo! Il ritmo a palla è bellissima. Non si era mai sentita una musica così qua. Sì, anche tutti questi mostri che ballano e cantano non credo che si vedano così spesso, no Mavis? Mavis, mi piace il tuo nome. L'ho scelto mia madre. Io ti ho raccontato la nostra storia, ma tu non mi hai detto ancora nulla di te. Di me? Beh, io... Vabbè, te lo dico. Tutti mi chiamano Johnny. Ma in realtà io... Beh, sono Frankenstein. Ma no, Frankenstein è di là, è mio zio. Sì, no, beh, ma sì, no, io dicevo che io sono suo cugino. Sono Johnny Stein. Strano, non mi hai mai parlato di te. Sì, no, vabbè, ma sì, ma è una storia complicata. Io sono suo sesto cugino di terzo grado dal lato del braccio destro. Sei un mostro strano e anche un po' imbranato, ma mi piaci così. Ti piaccio? Sì. E anche tu mi piaci, Mavis. Sai, la mamma mi ha lasciato un regalo per quando avessi compiuto 118 anni. Racconta di una cosa chiamata Zing. Zing. Di lei e papà, di quando si sono incontrati e hanno scoperto di essere fatti l'uno per l'altra. Succede una sola volta nella vita, il vero amore. Zing. Sei bellissima, Mavis. Grazie. E grazie per aver reso la mia festa fighissima. Cosa state facendo? Ciao, non è solo un attimo di pausa così perché sai fare il DJ mostruoso è una fatica, quindi un attimo di... Mavis, cosa sta succedendo? Papà, era solo un piccolo bacio. Ma nemmeno qua. Piccolo bacio? Ti avevo detto di passare inosservato, invece tu sei diventato l'anima di festa. E beh, modestamente sai, io faccio il DJ, quindi... Tu dovevi andare via, scattare l'urade. Ma papà, su, che cosa hai contro tu? Tu taci, Mavis, tu non sai. Ma andiamo, Drac, ma tutti si stanno divertendo, tutti che ballano e ridono, e tu con quella faccia. Ma dai, ma buttati, divertiti anche tu, no? Divertirmi? Io? Ascolta, io lo so che non riesci più tanto a... Beh, a lasciarti andare, a divertirti da quando non c'è più Marta. È la mamma di Mavis, no? Era la mamma di Mavis. Ma tu hai raccontato di mamma? Sì, cosa c'è di male? Ascolta, Drac, è una storia molto triste e mi dispiace tanto. E allora tu puoi capire perché io non voglio umani qua. Io faccio di tutto per proteggere mia figlia, per tenere al sicuro Mavis. Ma ora, lei prova qualcosa per te. Papà, non ho più 80 anni, so quel che faccio. E poi dovresti saperlo anche tu, no? Perché anche tu, hai provato quella cosa. Lo zing, no? Senti, oddio! Mi raccomando, non prendere queste confidenze. Ricordati sempre che io sono Conte Dracula, umano. Umano? Io farei qualunque cosa per proteggere mia famiglia dagli umani. Allora è vero. Tu sei un umano. Beh sì, sono un umano, ecco, sono un essere umano, d'accordo? Però non siamo più nel 1600. La gente non va più ad assaltare i castelli con torce e forconi. Adesso è diversa. E l'ultima cosa che volevo fare era ferire Mavis. O ferire te. Cioè, quindi tu stai dicendo che se noi mostri ci rivelassimo umani, loro accetterebbero nostra diversità. È questo che tu stai dicendo a noi? Vabbè, non lo so, questo... Forse tutti, no. Però... No, hai ragione, gli umani si odiano, combattono l'un l'altro, magari si uccidono solo
e il colore diverso della pelle. Vedi? Questa è diversità tra voi e noi. Se non dovessimo pensare a persone che hanno 5 teste, 6 gambe, 20 antenne, chi vola, chi striscia, chi è invisibile, allora sarebbero validi motivi per ucciderci e farci guerre. Ma noi invece, noi viviamo tutti in pace e tranquillità. E ora, decidi, o tu vai via, o io cancello te memoria. No, papà! Guardami! Guardami! Ora tu dimenticherai tutto. Qualunque incontro con qualunque mostro, nulla sarà presente nella tua mente. Ora tu andrai via e non ricorderai più nulla. Cioè tu dici che così dimentico tutto? No, perché io non voglio dimenticare, io voglio tornare all'hotel. Ma com'è possibile? Ma ricorda, lui doveva dimenticare, io ho usato i miei poteri, l'ho guardato dritto negli occhi. Ah sì, sì, magari. Ah sì, ma sono le lenti a contatto. Lenti a contatto? Cosa sono lenti a contatto? Le lenti a contatto? Cosa sono? Io non conosco. Le lenti a contatto, quelle al posto degli occhiali per vedere me. Allora, tu prendi questa lente a contatto, te la fichi. No, 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 ti prego, no, mi fa senso. No, io non posso vedere. No, non mi posso vedere. Ma cosa? Ora tu vai via. E non dici ai tuoi amici umani di questo posto, come si può arrivare qua? Non vuoi mica che Mavis debba sopportare il dolore che crea un amore fra esseri diversi? No, non mi importa se sei un umano, tu non sei cattivo. Io voglio stare con te. Beh, peccato. Perché io non voglio. Perché tu sei un mostro. E io odio i mostri. Addio. È tutta colpa tua! Prima con quella storia degli zombie travestiti da umani e adesso questo! Quasimodo me l'aveva detto, io non volevo credergli! Maledetto tuo pasto vegetariano! Mavis, vampirina mia! Io... come se tu fossi andata via! Nel mondo ti fosse successo qualcosa, io non sarei più riuscita a vivere! Però puoi vivere così, mentendomi, ingannandomi, tenendomi chiusa qua dentro. Mavis, tu puoi perdonare me. Papà, mi fai un favore? Certo, vampirella mia, tutto quello che vuoi. Mi cancelli la memoria? No, 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 questo non potrei mai farlo, Mavis. Avevi ragione tu. Gli umani ci odiano. Ma Mavis... Ma non ti preoccupare, qui alla festa ci sono tanti bei partiti mostri. Tu sei ancora giovane, hai solo 118 anni. Eppure Gianni mi sembrava così diverso. Mi sbagliavo. Cos'è? È il regalo della mamma per i miei 118 anni. Di che? Oh... tesoro. Tienilo pure. Comunque, papà, per me è una zecca. Fratello Johnny? O forse lo credevo solo io. Non importa. Non voglio più andare via. Non ho più sogni ormai. Sono diventata come te. No. No, no. No, 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 vampira la mia. Assolutamente. Fai come ti dice papà. Tu ti fidi di papà. Allora tu adesso ti prepari per festa. E mi aspetti in piazza delle feste. Poi per il resto ci penso io. Sanguisughella, non aver paura. Fidati di papà. Mary! Wayne! Frank! Accorrete! È un'emergenza! Si tratta di Mavis! Amici, dove siete? Vi devo trovare! Dovete aiutarmi! Amici, Frank! Mary! Grazie! Grazie.
cosa incredibile, roba da pazzi. Avete sentito? Era un umano. Un umano. Eppure sembrava uno di noi. Beh, era un po' imbranato per essere un mostro, a dire la verità. Non ci capisco più niente. Non mi stupisce, caro. E nessuno di noi ha avuto il minimo sospetto. Meno male che se n'è andato via. Amici, amici miei, voi dovete aiutarmi a trovare Johnny, assolutamente. Johnny? L'umano? Ma sei impazzito, Drac. Ma ritrovarlo per fare cosa? No. Adesso che se n'è andato, noi lo lasciamo là, dov'è? Non è successo niente in fondo. No, ho capito, io devo trovarlo assolutamente. Loro ci odiano. Lo sanno tutti. E tu l'hai sempre sostenuto da quando ti conosco. Sì, ma forse un po' esagerato, è così. Esagerato? Ma se lo sa qualsiasi mostro che gli umani sono crudeli e insensibili. Ah, e allora il territorio deumanizzato e tutte quelle palle sulla sicurezza? Ma no, ma era... Era che ci hai preso in giro, ecco cos'era. Ma no, Johnny in fondo non è un cattivo ragazzo. A dire la verità non sono anche esseri umani sono cattivi, almeno non tutti. Frank, amico mio, tu mi capisci, no? Senti, però mi sembri un po' confuso, non è che per caso l'umano ti ha minacciato? Ma no! No, basta! E prima gli umani sono buoni e poi sono cattivi, e che altro? Che l'altro non è basso, che il caldo non è freddo e che i gremlin non puzzano! Drac, ma tu sei proprio convinto di quello che dici? Credo che lui e Mavis abbiano fatto zinc! Hanno fatto zinc! Sì, e io mi ci sono messo in mezzo! Ma lo sai che zinc si fa una volta nella vita? Una facoltà circuito! Non mi importa! Se Mavis è infelice, sono infelice anche io! Ma quindi scusate, se Johnny è un bravo mostro, cioè un bravo umano, allora dobbiamo trovarlo? E non lo andiamo a prendere! Non lo so, andiamo a cercarlo! Per di qua! Ma no, ma sarà là! No, sono qua! Ma sei sempre in mezzo! Non così! Ci vuole metodo! Giusto! Ci vuole metodo! Ma soprattutto ci vuole un aiuto! Magari qualcuno che ha visto dove è andato, dove si è nascosto! Ma chi? Forse loro! È un po' di tempo che ci seguono credendo di essere invisibili. Credo che siano umani! Ma dove sembrano così cattivi? Dobbiamo chiedere a questi piccolini. Avete visto Johnny? E dov'è? Non lo sapete? Johnny, io volevo proteggere Mavis, ma poi ho capito che i figli devono fare la loro strada. Inciamperanno e cadranno, rideranno e piangeranno, ma questa è la loro vita. Due Mavis siete fatti l'uno per l'altra. Voi avete fatto Zingas e Mavis. Deve innamorarsi di qualcuno, ma quel qualcuno io voglio che sia tu. Johnny, ora tu vuoi perdonare me? Non mettete a piangere di nuovo! Amici, presto mi sa che proprio arriva Mavis, nascondetevi, così poi facciamo bella sorpresa! Bella sorpresa! Andate! Bella sorpresa! Musica ragazzi, musica, ma di quella nostra, anzi non quella di Giorgio. Non
vampirina mia. Vederti andare via mi avrebbe reso infelice, ma vederti triste, beh, è ancora peggio. Io voglio che tu viva la tua vita. E come? Non posso andarmene da qui, è l'uomo che credevo mi amasse invece mi odia. Bella vita. Mavis, mamma ha fatto te regalo per compleanno e ora tocca a me fare mio. Cosa sarebbe? Questo. Tu. Io. Perché sei tornato? Perché tu sei il mio zing, Mavis. Il tuo zing? Ma sei detto che ho dimostri? Beh, io avevo paura che tuo padre mi avrebbe succhiato il sangue se avessi detto il contrario. Non ti credo. Mavis, sei bellissima. Non ti credo lo stesso. Ma comunque io non l'avrei mai fatto, eh? No, è vero, la verità. Papà. Mavis, sanguisugella, io voglio che tu viva la tua vita veramente, per questo io faccio te preghiera. Yeah. Fai sul serio, papà? Certamente. Ora andate e costruite il vostro paradiso. Sì, però prima cambiamo musica, andiamo, questa è una lagna, su. Ragazzi, ritmo palla, vai! Bene. Adesso possiamo darci questo bacio. Ah! Scusate, più forte di me. Ma fate conto che io non mi sia freddo. Ah! Non so, è la forza del padre nei confronti della figlia. Devo superare questo blocco, divoratevi. Ah! Questo! Non c'è due senza tre. Allora. Sarà meglio andare a cercare un po' di driver. Ma non sono scrittore, non fico di scherzo, gente, per... Driver, sì! Vai andare a controllare questa driver, tutta la gente già qua su. Ah, Transilvania! Ora la gente inizia qua, ma non si vada mai di già. Ah, Transilvania!